Cari disperate e cari disperati, buone feste dal vostro sommelier Giuseppe Conte. Anche durante le feste, il vostro Presidente del Consiglio lavorerà come sempre facendo l'assaggiatore di vini. Falanghina, Corvo Rosso di Sala Paludra, Fiasco Impagliato Gallo Nero DOC G. Brunello, venite tutti a me, venite dal vostro papà. Vi ho visto nascere e per me non avete segreti. Siete tutti dei bravi figlioli capaci di dissetare e solleticare le papille gustative del bevitore più esigente. Auguri di buone feste a tutti dal vostro Giuseppe Conte. Buonasera Bianchina! Ah, scusate, pensavo di essere ancora a carta bianca. Se Giuseppe Conte dice di essere il padre dei mirabili vini che ha Aurora nominato, io sono il Noè della vinicoltura. Sulla mia arca possono salire tutte le bottiglie, pregiate e non, compresa la famosa birra bevuta in diretta a carta bianca, davanti a Bianchina, che mi è costata l'ostracismo della Rai e l'esclusione dalle ultime due puntate della scorsa stagione, quella per intenderci prima della pausa estiva del 2019. Sulla mia arca gli uccelli non ce li lascio salire, tanto c'è il mio amico Costante, detto il Poiana, che li imita tutti quanti. Auguri a tutti, buone feste! Buonasera, buonasera, buon Natale a tutti, buone feste. E non ve lo dico, anzi ve lo dico, au, mangiate poco, con moderazione, se no quando partecipate all'eredità non vi concentrate abbastanza e mi sbagliate pure le domande più elementari. Auguri a tutti, buon Natale. Mi raccomando, non abbuffate, ma se usate per i grandi consiglio a Cristiane, per adulti e la dolce ughesina per i più piccoli, che risolve tutto. Auguri e consigli per gli acquisti. Fatelo bene, starvero di Natale. No, vedi che c'è una palla di fora. Mettagliela dentro. Buon Natale e buone feste a tutti.